Radio.0 presenta Napoli Magazine. È giovedì 12 dicembre 2013, buon pomeriggio a tutti da Michele Sibilla e benvenuti a Napoli Magazine, la trasmissione radiofonica dedicata al calcio Napoli, in onda da lunedì al venerdì dalle 14.40 alle 16 sulle frequenze di Radio.0. Naturalmente approfondiamo i temi proposti da napolimagazine.com, Michele Sibilla in studio, Antonio Petrazzuolo dalla redazione di napolimagazine.com e Sebastiano Felicella in console. La storia soltanto sfiorata è veramente incredibile, il rammarico, l'amarezza, la delusione che c'è dopo la partita di ieri. C'è però anche la consapevolezza e l'orgoglio di questo Napoli, che ha fatto sognare e ha fatto stropicciare gli occhi a tutti, ha fatto sperare a tutti coloro che amano il calcio in una qualificazione. È veramente, veramente amaro, è veramente incredibile dover raccontare di una squadra che con 12 punti deve uscire mestamente dalla Champions League. Però quando si andrà a rivedere questa partita, quando i giocatori ripenseranno a questa partita, è vero, proveranno tanta amarezza, ma anche, ripeto, tanto orgoglio di aver trascinato il pubblico napoletano, di aver sfiorato un'impresa che, ripeto, sarebbe stata storica, così come storica questa eliminazione del Napoli, perché dobbiamo sottolineare ancora una volta che a 12 punti non era mai accaduto in Champions League di non qualificarsi agli ottavi. Bisogna guardare avanti, però, proprio sulla scorta di quanto fatto di buono ieri, praticamente quasi tutto, solo il risultato sfumato per poco. E allora guardare avanti, guardare all'Inter, partita da non perdere, partita da vincere, per continuare questa bella storia cominciata 4 mesi fa e che con un mercato accorto, giusto, come ha detto Benitez e sottolineato il presidente della Rentis, può dare ancora grandi soddisfazioni e può scoprire obiettivi che finora nessuno aveva mai immaginato, se non qualcuno, ma ne parleremo tra pochissimo. Io saluto subito, auguro subito il buon pomeriggio a Gaetano Fontana. Buon pomeriggio, Gaetano. Buon pomeriggio a voi, salve. E ancora complimenti, perché passo dopo passo si superano i momenti difficili. È vero. E a proposito di questo, io credo che ieri il Napoli ha fatto un grande passo per uscire da un periodo un po' altalenante. Ma se ci può essere una similitudine, è proprio questa. Io ascoltavo quanto stavi dicendo sulla partita di ieri e sul momento. È stata una partita, anche per i non tifosi del Napoli, è stata esaltante, perché insomma ha regalato emozioni uniche, sapendo la particolarità di questa situazione, cioè l'essere avere accumulato tanti punti che quei punti non sono abbastanza per superare il turno. Il dominare una squadra che è abituata a lottare per certi obiettivi è gratificante per chiunque, ed è stato gratificante anche per chi ha visto la partita. Lo è ancora di più per gli atleti, per il club, per lo staff tecnico. Sicuramente dal punto di vista professionale è una mancata conquista di un obiettivo, ma sicuramente c'è la conquista invece di una consapevolezza diversa, una consapevolezza dei forti che se la possono giocare con chiunque, se in campo però ci vanno determinate caratteristiche che sono quelle dimostrate nella gara di ieri. Cosa è cambiato ieri, Gaetano, rispetto alle recenti prestazioni del Napoli? Ma ieri non c'è stata una nota negativa nella gara. C'è stato un atteggiamento, c'è stata una qualità tattica, c'è stata una qualità tecnica degli individui, c'è stato un po' di tutto, è stato il sunto di quello che dovrebbe essere la partita perfetta. Se vogliamo trovare un po' l'aspetto negativo, che dopo l'1-0 probabilmente le notizie che stavano rimbalzando potevano soddisfare i giocatori in campo, però nella vita mai dire mai, bisogna cercare di conquistarsene con le proprie forze senza aspettare l'aiuto di nessuno. Probabilmente se avessero sfruttato meglio quei minuti, ma stiamo parlando col condizionale, stiamo parlando di un qualcosa che ormai si è verificato, e col senno di poi non è mai facile ragionare. Probabilmente dico questo
dovrebbe essere un messaggio che quando si vuole ottenere qualcosa si deve cercare di ottenerlo con le proprie forze, ripeto, senza aspettare l'aiuto di nessuno. E beh, insomma, bisogna sempre solo ed esclusivamente fidarsi delle proprie forze. E allora ti dico, le forze del Napoli quali sono? Quelle viste ieri, quelle che stiamo vedendo un po' in campionato, o come al solito bisogna mettere la riga al centro e fare un po', trovare l'equilibrio giusto? Ma sicuramente c'è da trovare l'equilibrio giusto, ma io dico che l'equilibrio giusto sta verso l'alto, secondo me, perché quando una squadra è capace di farti vedere quello che ha fatto vedere ieri il Napoli e anche in alcune partite di campionato, vuol dire che ci sono quelle qualità per fare quello che hanno fatto. Però è normale che per arrivare ad ottimizzare quel tipo di prestazione c'è bisogno di un vissuto, c'è bisogno di una crescita continua e abituarsi a quel tipo di prestazione con quel tipo di risultato. Anche questa è una mentalità che va allenata. È ovvio che probabilmente nella gestione completa di un anno non tutti sono allineati a questo tipo di pensiero, e per mentalità e per qualità tecnica è probabilmente quando Benitez e De Laurentiis parlano di mercato, penso si riferiscono soprattutto ad andare a puntellare là dove mancano queste caratteristiche, per cercare di trovare l'equilibrio, come dicevo, verso l'alto da parte del Napoli, per poter competere ancora di più a livello europeo e maggiormente in Italia con le prime della classe. Senti, il fatto che De Laurentiis ieri abbia confermato che il mercato si farà e sarà un mercato giusto, così come ha detto Benitez, il fatto che De Laurentiis abbia detto non cambio idea sull'Europa League, però affrontarla adesso, dopo essere uscita dai gironi di Champions, in pratica può essere un obiettivo, perché non cambia nulla, perché se passi il girone di Champions poi fai le stesse partite tutto sommato che dovresti fare in Europa League, poi entrano squadre più importanti, entrerà l'Ajax, entrerà la Juventus e altre squadre uscite dalla Champions di primissimo livello, quindi fai sicuramente incassi importanti e poi davvero puoi puntare, non dico ad arrivare fino in fondo, ma a provarci quantomeno. Quindi cosa ha voluto dire il presidente De Laurentiis, soprattutto poi quando ha detto ho riacceso i riflettori perché Benitez deve stare con noi almeno altri 8 anni, perché il suo progetto stasera è dimostrato funziona. Quello che ha voluto dire, non so se sbaglio, ma quello che ho interpretato anch'io è che comunque arrivando fino in fondo e vincendo la competizione comunque la possibilità di accedere alla Champions da un ingresso secondario. E poi perché comunque la considerazione che ha fatto mi sembra anche giusta e legittima, nel senso che il Napoli ha avuto accesso all'Europa League sicuramente non per grandi demeriti. Cosa diversa sarebbe stata se fosse arrivata all'Europa League, perché magari aveva affrontato questa competizione con una moralità diversa, con una qualità tecnica diversa e inferiore, sicuramente sarebbe stata una bocciatura. Oggi non la vedo quella bocciatura, probabilmente questo sta alimentando tutti quanti a proseguire su quella progettualità che già è nata da diverso tempo e probabilmente andando a puntellare per arricchire un po' questo organico e comunque misurarsi con formazioni importanti come dicevi tu, ci può essere l'Ajax, ci può essere la Juve, la Fiorentina stessa, insomma, squadre di una certa portata che non levano lustro alla grande competizione. È ovvio che l'obiettivo di tutti rimane la Champions, ma non è da sottovalutare neanche questa competizione, perché comunque stiamo parlando di confronto a livello europeo. E quindi bisogna crederci anche qui, e bisogna crederci domenica. Si ritrova Mazzarri, si ritrova Campagnaro, si ritrova Peppe Santoro, insomma un bel po' di ex che hanno lasciato il segno a Napoli. La partita giusta per continuare?
Ma sì, anche perché è quella in me che sta immediatamente dopo alla, a quella giocata ieri sera, è sicuramente la partita giusta per trasformare la delusione in rabbia, in propositività, in motivazione positiva. Sicuramente stiamo parlando anche di un avversario che è abituato a competere con le prime della classe, e poi ci sono questi avversari che hai citato, che comunque destano danno già delle motivazioni. A guardarli sicuramente ci sarà un déjà vu, perché comunque hanno nella loro storia un passato abbastanza importante con il Napoli. Io ricordo l'interpretatore, abbiamo iniziato insieme dalle fondamenta, per cui è stato uno dei fautori della crescita di questo Napoli. E Mazzarri è stata la consacrazione in Serie A, con il raggiungimento di tanti obiettivi, compreso Cappagnaro che stava in campo. Voglio dire, sono motivazioni, c'è curiosità dietro questa partita, e mi auguro che il Napoli la possa affrontare con la giusta attenzione, perché può rappresentare un esame come quello europeo, è una compagine per l'Inter importante, e anche loro sono destinati a crescere, per cui sarà sicuramente un esame da non sottovalutare, ma comunque, come dicevo, dargli la giusta attenzione per misurarsi con questa nuova consapevolezza. Tommaso, Gaetano, c'è un amico che vuole salutarti, lo facciamo intervenire subito. Pronto? Salve, buon pomeriggio. Volevo salutare il grande Gaetano Fontana, non so se Antonio si ricorda Pezzuolo. Non so se riconosce la mia voce, però mi trovavo così a ascoltare la trasmissione, ha detto voglio salutare un vecchio amico. Come stai, Gaetano? Sto bene, tu come stai? Guarda, praticamente non ho dormito, cioè quindi sono in non lo so, sono come si dice in questi casi, oltre la fatica. Però ti volevo chiedere, ma ti sentivo parlare poco fa di Walter Mazzarri, no? Sì. In questo momento per noi non è ipotizzabile un risultato diverso dalla vittoria, e allora io ti chiedo come si batte Mazzarri, perché Mazzarri poi conosce bene questo Napoli, cosa non deve fare Benitez? Ma adesso mi sembra anche irriverente scendere nei dettagli tecnici e suggerire a Benitez. Noi lo conosciamo Mazzarri, il Napoli di Mazzarri. Ovviamente Benitez è arrivato da poco. Sì, una dritta gliela possiamo dare, anche, no? Anche il discorso è che diciamo che Mazzarri ha nel suo DNA un certo tipo di calcio che avete conosciuto abbastanza bene a Napoli, ma che ha dato dei risultati, perché anche a Napoli per il suo modello c'erano dei giocatori comunque affermati e pronti per quel tipo di gioco, cosa che invece in questo momento non ha l'Inter, perché stanno voltando pagina, stanno cambiando registro, sta cercando anche di come dire di modificare, di aggiustare certi meccanismi e modificare anche le caratteristiche specifiche di qualche giocatore per cercare di integrarli nel suo sistema di gioco. È una creatura in fase crescente, dove ovviamente, come tutte le creature, anche giovani, piene di entusiasmo, se si lasciano lavorare ti possono creare dei grattacapi, ma se si lavora sull'intensità e sulla voglia di far propria la partita, senza abbassare i ritmi, senza abbassare la guardia, sicuramente quei meccanismi che non sono oleati, laddove non c'è questo grande vissuto, prima o poi è destinato a cadere. E credo che questo sia un aspetto, quantomeno dal punto di vista del pensiero, da prendere in considerazione. Poi ovviamente, come dicevo, Benitez non ha bisogno di suggerimenti, avrà già studiato, secondo me, perché tu non hai dormito per certi versi, non hai dormito perché sicuramente sta preparando il prossimo impegno, perché è giusto ragionare così. E continuiamo con Paola Rendina. Ciao Paola, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Michele. E con chi condivide con il sottoscritto la Mix Zone? Paolo Del Genio, buon pomeriggio Paolo. Ciao Michele, ciao Paola. Allora, ciao. Devo subito svelare un retroscena, cara Paola, perché io e Paolo abbiamo deciso di portare avanti una crociata tutta natalizia, quella dei pacchi. Paolo, è vero? Sì.
mettiamo il pacco più grande sotto, che è quello di Higuain, che molti hanno definito un pacco, quindi lo regaliamo a quelli che hanno detto che Higuain era un pacco. Il pacco con la faccia di Higuain, che era un giocatore sopravvalutato, scarso. Se ieri infatti il pallone gli è sbattuto sul ginocchio fortuitamente, pure col Dortmund, pure col Milan, pure con la Lazio, pure i due assist a Firenze, tante situazioni fortunose per lui, ma è un giocatore scarso evidentemente. Niente, a parte l'ironia, insomma, io penso che ieri sera è stata, lo sai perché, è una bella serata, perché Napoli ha giocato una grande partita, mi sono piaciute le dichiarazioni di De Laurentiis, mi è piaciuta la squadra in campo, mi è piaciuto il fatto di Benitez che non si sia lasciato condizionare da niente e da nessuno, e mi è piaciuta anche un'altra cosa, sempre a proposito dei denigratori, dei lamentosi, che ieri sera erano scomparsi questi tifosi, questi giornalisti che aspettano il Napoli con qualche, che fa qualche passo falso. Ieri sera sono stato ore su Facebook e trovavo tutti quei tifosi che piacciono a me, quelli a cui voglio bene pur non conoscendoli di persona, perché erano felici per la prestazione, per aver visto un grande Napoli, con la delusione che avevamo tutti addosso, però con una bella emozione, con una bella voglia di fare i tifosi come, e i giornalisti come dovremmo fare tutti. Paola. Beh, certo, c'è tanta amarezza oggi, infatti anche soltanto per guardando per strada, sentire e ascoltare le voci delle persone che chiacchieravano al bar, è davvero un grande dolore, soprattutto aver visto un Napoli così, un Napoli finalmente cinico, che ha combattuto, no Paolo, in campo con davvero con il coltello tra i denti. Non sei d'accordo? Però purtroppo sì, ma... adesso è andata così, andremo in Europa League e Napoli è testa di serie. Sì, però coltello tra i denti ci vuole ovviamente, perché il calcio non puoi mai mollare di un centimetro niente, però ci vuole anche tanta qualità, cioè il coltello tra i denti se lo metti al Modena o al Catania, per dire le prime due squadre che mi sono venute in mente, non basta per battere l'Arsenal, ci vuole tantissima qualità e Napoli ha tanta qualità, bisogna anche ricordare che ha tanta qualità perché ha fatto un mercato con Reina, con Rafael che è bravo, inutile che lo vogliono bocciare e distruggere dopo una partita, con Mertens, con Higuain, con Callejon, con Albiol, quindi Napoli non è vero che ogni volta che va sul mercato sbaglia tutti i calciatori, qualche volta li ha sbagliati, è normale che sia così, però mi sa tanto che quest'anno tra il Servigon, con la grande collaborazione di Benitez, il Napoli abbia fatto 6, non 1, quindi 6 buoni acquisti, questo penso che sia abbastanza evidente. Paolo, tra l'altro noi siamo spesso sulla stessa lunghezza d'onda e a proposito del mercato sosteniamo entrambi che il Napoli sì ha bisogno di 3-4 innesti, ma ne servono un paio assolutamente all'altezza di quelli arrivati quest'estate e un paio che invece insomma debbano, come dire, portare l'acqua, debbano essere pronti, debbano andare in panchina per sostituire e dar fiato a chi è davanti. Sì, non si può cambiare la squadra titolare, come sempre dice qualcuno, per 4, 5, 6, 11esimi ogni volta che si pareggia o perde una partita. Anche perché Napoli quest'anno ha dato adito poco a queste persone, perché con la vittoria di ieri è arrivata la 14esima vittoria su 21 partite giocate fra campionato e Champions, con un livello, con tutte le grandi affrontate in trasferta, con un girone Champions fortissimo, quindi sono 14 vittorie, alcune delle quali davvero molto importanti e pesanti. Niente, io penso che bisogna fare questo esattamente, due titolari servono altri due giocatori per completare l'organico. Noi ne parlavamo ieri, Michele, prima, che abbiamo parlato già tante volte, però la cosa più importante ieri è che a un certo punto è venuto De Laurentiis, dove eravamo noi, e ha detto che c'è questa volontà, e anche tutto sommato, non direi, non lo so se ha fatto mea culpa, ha messo un errore, non so se metterla giù così, però di fatto ha dichiarato che loro erano stati un pizzico ottimisti, pensando che gli infortuni era una cosa che a loro, per una non so per quale grazia divina, non potesse mai toccare, invece hanno capito che purtroppo la ruota gira, un momento di sfortuna può starci, si possono fare male i giocatori, una società che vuole essere competitiva come Napoli non può permettersi il lusso di avere qualche problema quando succede questo che succede nel calcio. Paola. Sì, portiamo in pagina perché si avvicina il ritorno di Walter Mazzarri allo Stadio San Paolo, arriva l'Inter, quindi adesso concentriamoci immediatamente sul campionato. E c'è un Inter che c'è un guadagno a rischio, sembra, e un miglioramento invece le condizioni di Icardi, di Milito e di Samuel. Secondo te che Inter troveremo a San Paolo? Ma Mazzarri lo conosciamo molto bene, Mazzarri già quest'anno ha provato a dare all'Inter una connotazione più equilibrata, perché l'anno scorso prendeva tanti gol, le cose all'inizio andavano bene, ma ha iniziato a prendere però di nuovo tanti gol
l'Inter, perché purtroppo tutte le cose tattiche che si possono fare lasciano il tempo che trovano, se la qualità poi dei giocatori individualmente, sia i difensori che anche la fase di interdizione dei centrocampisti, non è all'altezza, e quindi l'Inter sta pagando un po' questo scotto. Ora è una squadra che anche grazie a quella vittoria incredibile col Sassuolo ha il miglior attacco, perché insomma i numeri poi bisogna saperli leggere, c'è quell'anomalo 7-0 che porta l'Inter a essere il miglior attacco del campionato. Comunque, al di là di quel risultato, è una squadra che segna molto e segna facilmente, pur avendo una sola vera punta di fatto schierata stabilmente quest'anno, che è Palacio, perché gli altri non sono stati mai al 100% della condizione. È una squadra di grande qualità, temibile. Napoli deve secondo me fare una prestazione modello Arsenal, ma basterebbe anche un 70% della partita fatta con l'Arsenal per manifestare la superiorità che il Napoli secondo me come aspetto complessivo ha rispetto all'Inter, che pure è un'ottima squadra. No? Napoli Magazine. E siamo di nuovo in diretta con Antonio Pedrazzuolo. Buon pomeriggio Antonio. Buon pomeriggio Keller. Ben ritrovato e salutiamo subito il nostro Sono poeta. Sono alle 3:27. Alle 2:27 del mattino, caro Sibilla, mi è arrivato puntualissimo la sua testa nel pallone, la firma in calce del maestro Mimmo Liguoro, stoico. E poi non so se resta la risposta più verso le 4:15, sono riuscito a intercettare Mimmo il pezzo. Buongiorno. Beh, meno male, vuol dire che la notte è tenera per noi, insomma, quindi bene, facciamo le ore piccole con questo Napoli che ci ha regalato una soddisfazione, perché comunque questa vittoria per 2-0 sull'Arsenal forse ha anche scacciato via un po' quel ricordo antipatico della gara d'andata, no? Dove il Napoli lì all'Emirates Stadium aveva fatto una brutta figura, però purtroppo il Marsiglia non ci ha dato una mano. Sì, purtroppo è andata così. Del resto io dico che dopo questa partita di ieri possiamo essere un po' amareggiati, ma certo non avviliti, ecco, insomma abbiamo scacciato anche qualche fantasma che si era agitato nelle ultime settimane. Napoli ha fatto una partita di grande impegno, di grande rilievo, ha gettato veramente il cuore oltre l'ostacolo, come si diceva una volta. Poi il calcio è così, le opportunità nascono e poi magari non si concretizzano. Però l'immagine del Napoli che esce fuori da questa partita con l'Arsenal è un'immagine positiva e che ci carica un po' di ottimismo, ecco, rispetto alle ultime settimane, rispetto al campionato, alle ultime vicende. Mi pare che ci siano tutte le condizioni per poter guardare con ottimismo, con relativo ottimismo, al prossimo futuro. Hai detto immagine, quelle lacrime di Higuaín mi hanno riportato alla memoria le lacrime di Lavezzi, suo amico di Nazionale, però erano motivate diversamente. Vedere Higuaín che comunque soffre per il Napoli e per la mancata qualificazione, è sicuramente un'immagine forte. Beh sì, sicuramente. Higuaín ieri con la sua commozione, possiamo dire, con le sue lacrime di rabbia per non aver centrato l'obiettivo totale, si è conquistato veramente un posto finalmente nel cuore, credo, dei tifosi, perché ha mostrato tutto il suo attaccamento, la sua voglia, il suo desiderio di far bene, quindi di dare soddisfazione al pubblico, al Napoli, a tutti noi. È un ragazzo volenteroso, diciamo così, ed è in buona fede ed è un appassionato del calcio e quindi è veramente un campione, bisogna tenerne conto e gli saremo sempre vicini fin quando si comporterà così, ma speriamo che il pianto insomma sia limitato, ecco, insomma, alla giornata di ieri. Sono d'accordo con te, speriamo che lo trasformi presto in lacrime di gioia, un grande sorriso, perché Mazzarri va punito sportivamente, no? Vedi, il sale della prossima partita è proprio questo, è centrato l'argomento, cioè Mazzarri che arriva e bisogna, non dico dargli una lezione perché forse non siamo su quest'ordine di idee, ma insomma bisogna fare una partita con la stessa intensità con cui è stato affrontato l'Arsenal, perché intanto è l'Inter che è una delle nostre avversarie tradizionali, no? Del Napoli, insomma ci sono state vecchie rivalità, vecchie diciamo partite andate male per colpa di arbitri,
insomma c'è tutta una storia su Napoli-Inter e quindi vorremmo senz'altro vedere un Napoli in gran forma e proteso verso un bel risultato. E poi se dovesse commuoversi un'altra volta, bene, si commuova dopo aver segnato magari due o tre gol, insomma. Una tripletta alla Cavani, Michele. Sì, sì, no, dico, sarebbe bello tramutare quelle lacrime di emozione in lacrime di gioia. E Mimmo, le parole di De Laurentiis, che ieri ha detto riaccendiamo i riflettori, si era imposto un lungo periodo di silenzio, come le giudichi? Allora, ha detto con Benitez almeno altri 8 anni perché è il progetto giusto, il mercato lo faremo e lo faremo alla grande, in maniera intelligente, e lo ha sottolineato anche lo stesso Benitez. E poi ha parlato di Europa League, ha detto beh, se passi in Champions devi affrontare altre partite, entrare in Europa League adesso ha un senso perché ti porta sicuramente dei vantaggi economici, puoi giocarla per arrivare fino in fondo e poi trovi anche squadre insomma, che ti danno degli stimoli, perché puoi trovarti l'Ajax, puoi trovarti la Juventus, insomma cresce e anche il livello di questa finale, Michele, e poi la finale a Torino, Juventus Stadium, che se si verifica contro la Juventus ha mille significati. Come giudichi queste parole di De Laurentiis? Ma sono le parole del presidente della squadra e quindi bisogna dare tutto il credito possibile, sperando che le condizioni poi ci siano per attuare tutti i buoni propositi che De Laurentiis ha tirato fuori e che ci fanno contenti, naturalmente, perché prospetta un prossimo futuro del Napoli di grande rilievo. Speriamo che non si tratti solo di giustificatissimi desideri, ma che possano tramutarsi in realtà. Secondo me lui, il presidente, ha parlato così anche perché ultimamente aveva notato probabilmente un po' di freddezza intorno alla squadra, intorno addirittura all'operato dell'allenatore, insomma, di Benitez, e quindi la partita di ieri ha dato una svolta anche a queste considerazioni, ha mostrato che il Napoli è capace di andare avanti e quindi su questa capacità si può anche fondare il futuro, cioè dei propositi per l'immediato futuro di rafforzamento della squadra e di risultati positivi da ottenere. Quindi credo che abbia svolto un opportuno intervento che proprio è caduto al momento giusto, proprio dove c'era, come dicevo prima, quell'amarezza che però non è un avvilimento, e quindi bisogna ricoltivare il terreno e sperare nel meglio per le prossime settimane. Antonio, sì. possiamo farci raccontare dal vivo la favola del leone, della guerra del leone, direttamente da chi l'ha scritta, da Tony Giavarone. Ciao Tony, buon pomeriggio. Dal blog di Tony Giavarone, tonygiavarone.it. Ciao Tony, buon pomeriggio. Ciao, buongiorno a voi. Beh, la scritta Esope, ce l'ha raccontata Tony. No, ma mi è sembrato, insomma, è un'idea, mi è sembrato un modo di voler dialogare con Benitez, anche se alla distanza, alla lontana, attraverso una sua iniziativa pacata e intelligente che prese durante la conferenza stampa, citando un'altra favola di Esopo, dove i giornalisti erano, insomma, dei criticoni continui a perdere, e quindi, voglio dire, anch'io ho tratto una lezione guardando questa partita, mi sono un po' andato a rileggere Esopo e ho trovato una favoletta che del leone che va alla guerra, il leone che chiama tutti gli animali a raccolta e inizia ad assegnare a ognuno un compito, all'elefante per la sua forza, alla volpe per la sua astuzia, ma anche all'asino e alla lepre. All'asino perché aveva la voce grossa e quindi poteva chiamare a raccolta gli uomini, alla lepre, che magari è insignificante e piccola, gli aveva dato il compito di essere veloce nel portare il messaggio. Insomma, la favoletta la favoletta cicata è una favoletta dove si sostiene che sono tutti utili e che, se usati al momento giusto, sfruttando le singole capacità, si può fare una cosa importante. Insomma, per dirla con il leone di Esopo, come ho scritto, sono i giocatori che compongono il mosaico tattico e non viceversa. E io vi ringrazio perché mi state facendo tornare indietro di 10 anni ai tempi del liceo classico Jacopo Sannazzaro che io ho frequentato, e quindi stiamo rispolverando anche vecchie versioncine di greco ed è molto, molto particolare. Mi è piaciuta anche molto la risposta che ha dato Tony Giavarone. Tony, però, tornando a noi, questo Napoli adesso deve battere l'Inter. Questo Napoli adesso ha dato dimostrazione
di due cose, che la squadra c'è, la squadra non è così debole come si credeva, anzi la squadra è forte e che può giocare partite di grande intensità così come le ha giocate ieri, ecco, l'ha giocata ieri, e soprattutto è una squadra che se disciplinata in campo può dare un equilibrio tattico e sopportare anche il peso delle tre punte, purché dei quattro punte, purché queste non siano tali, perché ieri Mertens è arretrato moltissimo sulla linea mediana, si è interscambiato benissimo con Maggio, e quindi insomma questo, diciamo, accorgimento tattico ha fatto sì che il Napoli potesse essere competitivo, perché innanzitutto non ha preso gol, ed è importante, perché al di là della bellissima partita, della rabbia, della delusione, della commozione, delle lacrime di Higuaín, dell'applauso meritato che ha attribuito il San Paolo alla squadra, insomma un po' di rammarico viene magari anche in Champions per quei gol che abbiamo preso inutilmente. In fondo noi non siamo usciti per un punto in meno, siamo usciti per un autogol, per un gol incassato in più, questo è un risultato che dovrebbe far riflettere. L'autogol inutile di Zuniga con il Borussia Dortmund, quella è la differenza. Un gol inutilmente preso, voglio dire, che può anche essere, se vogliamo, il rigore maldestro concesso nella partita con il Borussia, cioè. Però, insomma, è chiaro che stabilisce un principio secondo il quale per andare avanti bisogna cercare innanzitutto di non incassare gol, che è un principio italiano, che è un principio della difesa, di una buona fase difensiva e di situazioni di gioco che poi ti permettono anche all'attacco di essere più sereno e anche più concreto. Benitez, che è uomo intelligente, allenatore capace, ha recepito quello che, diciamo così, era il modo di vedere, le analisi che hanno fatto alcune colleghi, oppure degli opinionisti, oppure dei tecnici, insomma, ed ha dato alla squadra una accortezza maggiore. Ecco, con questa accortezza il Napoli purtroppo non è riuscito a fare il terzo gol, su questo voglio dire c'è poco da fare. E poi abbiamo capito un'altra cosa da questa partita, che nel calcio, ma in generale nella vita, bisogna innanzitutto contare sulle proprie forze e aspettarsi molto poco dagli altri, insomma si va avanti perché si è convinti e si è forti delle proprie possibilità, perché altrimenti non ti devi aspettare che un altro ti dia un aiuto o che possa accadere chissà quale strana circostanza, insomma. Io nel frattempo leggo da Napoli Magazine uno straucio del mattino con Mascherano che dà il via libera. È percorribile questa ipotesi, Tony, oppure credi di no? Ma non so, io non sono un esperto di mercato, ma io credo che il Napoli, un giocatore come Mascherano certamente sarebbe, per il Napoli sarebbe un giocatore fondamentale, importante. Non so fino a che punto Mascherano a campionato in corsa possa andare via, e vediamo anche soprattutto come finisce questa parte, diciamo prima parte della stagione, quella che finisce prima della pausa natalizia, perché dipende moltissimo anche dalla posizione in classifica del Napoli. È chiaro che un Napoli che io sono convinto riuscirà a fare filotto nelle prossime due partite sarà un Napoli molto competitivo anche nei confronti di una Juve che oggi è a 8 punti, e in base a quello ovviamente credo si saranno fatte anche delle scelte di mercato. Io credo che Mascherano possa essere un giocatore, anzi è senz'altro un giocatore importante e fondamentale per il Napoli. Vediamo come va, insomma, perché dobbiamo anche coniugare le possibilità che il Napoli avrà dopo la sosta di Natale e quello che si potrà fare e spendere sul mercato, insomma. E forza Napoli! Radio.0 ha presentato Napoli Magazine.